Di più, di più! È stata una prima fantastica edizione! Venite tutti, è ora di chiudere! Venite a festeggiare con noi questa prima edizione di Campus Party! Avvicinatevi tutti, anche quelli ai tavoli più lontani! Raccogliamoci tutti qua sotto! Vogliamo salutarvi come si deve, in perfetto stile Campus Party! Venite, venite! C'è un video che parla di voi e di quanto avete reso indimenticabile questa prima edizione! Venite a godervelo con noi, vi stiamo aspettando! Pochi secondi e un video che riassume l'esperienza di questa prima edizione italiana. Venite, c'è posto, vi stiamo aspettando, vi vogliamo tutti qua vicini. Venite anche, vedo i ragazzi del MIUR che lavorano ancora, ragazzi, una pausa potete prendervela, eh. Un applauso ai ragazzi del MIUR che non mollano niente. Vedo qualcuno ancora dalle parti delle community che ci sta dando dentro con gli ultimi progetti. 3D, le scene le hai fatte ormai col 3D, dai, ora puoi venire. Dai, vi aspetto ancora qualche secondo, vedo finalmente che la gente arriva tutta, sedetevi qua, è vuoto, non ci perdiamo nessuno spazio. Venite qua in prima fila, vi vogliamo sentire vicini. Dai, forza Campuseros! Ma fatemi un po' sentire, allora, vi è piaciuto questo Campus Party? Ma non si sente bene da qua, ditelo un po' di più. Questa è una risposta, grandi Campuseros! È piaciuto tantissimo anche a noi. Essere qua, ci avete dato tanto, ci avete dato più di quanto probabilmente noi abbiamo dato a voi e ci è piaciuto un sacco, vogliamo rifarlo, ma prima di ripartire vogliamo farvi vedere tutti voi quanto siete stati protagonisti di questi 3 giorni. Fino a ieri le immagini che vi facevamo vedere erano quelle dei Campus Party in giro per il mondo. Adesso le immagini parlano di voi, sanno di Italia e questo è Campus Party Italia. Per cui via con il video! Audio, audio! No, no, non vale, non vale. Non l'avete visto niente, non c'era, non c'era. Torniamo indietro. Senza audio non vale. Così almeno gli ultimi prendono... In realtà è stato fatto apposta per far prendere posto anche agli ultimi. Li stiamo aspettando, li abbiamo visti, ecco lì che arrivano. Così si siedono tutti e nessuno se lo perde. Allora vorrei un applauso per il megafonista. Me lo fate? Vi è piaciuto o no? Qualcuno secondo me l'ha anche odiato, però dai, ci sta insomma. Quando sei un genio sei odiato o amato, quindi... E allora è il momento, via col video, Campus Party Italia!
fatemelo sentire un applauso! E ora è il momento di far salire sul palco la persona che più di tutti ha voluto questo Campus Party in Italia. Chiamiamo ancora il presidente Carlo Cozza, un grande applauso per lui! Il nostro presidente! Carlo! 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 Grazie. Microfono, sì. Allora, vabbè, incredibile, incredibile, incredibile. L'abbiamo fatto. Ehi. Allora, l'abbiamo fatto, siamo arrivati fino in fondo. E va bene, è ora di andare a casa. Io distrutti tutti, piedi gonfi, e devo ringraziare. Le autorità non ci sono, siamo in famiglia. Grazie ai Campuseros, numero uno. Numero uno. Io credo che voi abbiate visto i numeri lì sopra. È la prima volta che facciamo in Italia questo evento, evidentemente è un evento che funziona, perché altrimenti trascinare davvero qui 1200 persone a dormire in tenda sarebbe stato impossibile. Siamo diventati famosi in Italia, ormai si parla di noi. Ho passato tanto tempo con voi ragazzi ed è stata la cosa più bella. Poi il resto gli sponsor e tutto il resto è meno importante. Allora, io... Non c'è l'Africa. Ok, voglio farvi vedere però due o tre slide, se ce li abbiamo. Video. Perché... Campus Party è sicuramente una cosa che succede in posti come Milano, posti fortunati come Milano. Succede nelle grandi metropoli del mondo, ma questi sono i Campus Party che ci piacciono di più. Questa è una scuola che stiamo costruendo, che abbiamo finito di costruire in Madagascar, che inaugureremo fra due settimane. L'abbiamo fatto grazie ai proventi di Campus Party. È una cosa bella. È una cosa bella perché diamo per scontato sempre tutto noi, no? Nel nostro emisfero. In realtà lì avere un posto dove una toilette è un lusso, avere un pozzo ed evitare di andare a fare 20 km per andare a prendere l'acqua è un ulteriore lusso. Noi abbiamo costruito una scuola, abbiamo costruito delle toilette, abbiamo costruito un pozzo che evita 100 persone di fare 15 km al giorno per andare a prendere l'acqua. E va bene, abbiamo fatto grazie a questo signore qua, si chiama Roberto. Pensavo di averlo su Skype, ma mi ha appena scritto che si era addormentato, adesso non so bene se... Comunque Roberto ha cambiato vita, si è stabilito lì e mi piace dire che era un campusero, nel senso che era un uomo di tecnologia, è vivo e vegeto, sta lì e sta benone. Era un uomo di tecnologia nel senso che guidava una delle più grandi software house italiane e oggi guida queste cose qua e realizza per noi questi progetti incredibili. Va bene, io basta, abbiamo già fatto, ce l'abbiamo Roberto? Cacchio, non mi sembra vero. Roberto, accendi la luce, se no non ti vediamo. Lo so, qui è buio, non so come fare. Ok, mi senti? Eh?
Benisco, forte e velo tutto. No, volevo spiegare che non sei africano, cioè che, no? che sembri scuro, ma non, in realtà sei italiano, di romagnolo. Va bene, Roberto, un saluto ai nostri campuseros e dici che cosa, cioè, ma proprio una pillola, grazie. Bene, io allora intanto un saluto grande a tutti i campuseros e abbiamo bisogno di voi, per cui mi raccomando, datevi da fare perché il futuro del mondo è nelle vostre mani. Prima cosa, un ringraziamento particolare a tutta l'organizzazione di Campus Party e non per ultimo perché, ma solo perché è il più importante, al mio caro amico Carlo, che ha avuto fiducia in me, mi ha dato la possibilità, contribuendo con HHPP, l'associazione alla quale partecipo e alla quale io da 3 anni, grazie a... mi sono preso 3 anni di libertà per mandare avanti questi progetti qui in Madagascar, stiamo realizzando, anzi non so se vi avete già visto le foto, la più bella scuola di Nosy Be. In Madagascar, il paese più ricco di materie prime al mondo, ma il più povero al mondo, con un reddito pro capite di 50 dollari mensili. Bene, grazie a Campus Party abbiamo realizzato la più bella scuola di Nosy Be, l'unica con un parco giochi e con i bagni. Cosa molto importante, perché la cosa più importante sono l'istruzione e l'igiene. Bene, io aspetto Carlo per agosto. Grazie Roberto. Non so quanti siete, ma sono abituato a parlare a diverse persone che tenevo i miei convegni. Non so quanti siete, io so solo che vi aspetto, vi voglio bene, vi aspetto bene. Io sono qua, spero di riuscire a fare con voi tante altre cose, perché qui c'è tanto da fare, forse non vi rendete conto delle difficoltà che ci sono, magari un giorno ve lo racconterò, ma io oggi ho la grossa soddisfazione che mi possa essere tolto in tanti anni di vita. Grazie Roberto. Carlo, mi conosce. Grazie Roberto. Grazie. Buonanotte, qui è già tardi, qui sono abituato a dormire da 3-4 ore. Grazie, vai a dormire, va. Ok. No, ho preso il caffè, sono riuscito a prendere un caffè, fortuna mi sono portato tagliatelo, la macchinetta espresso. Segatelo. Vai. Ciao Robby. Ciao, mi aspetto. Ok. Va bene, io non so se abbiamo l'altra parte del mondo collegata. Ce l'abbiamo? Va bene, allora Campus Party finisce qui a Milano, ricomincia quando? Tra un mese scarso. No, meno. No, meno di un mese. No, meno. 10 giorni, 15 giorni ormai. Ok. Vai, Campus Party fra 3 settimane scarse è a Salvador de Bahia in Brasile. Ciao Tonico! Ciao Tonico! Ciao! Hey. Ciao Davide! Are you ready? Yeah, is everything all right? Everything ready, everything almost ready to Campus Party Bahia, and we are so happy to heard about the Campus Party Italy. It was so successful. Yes, we had we have a big success here. But is it true that you are organizing a campus party in a stadium, in a football stadium? Yeah, it will be the first time that we will set up a campus party in a soccer stadium. So, seems incredible. Okay. Okay, good. Okay, Tonico, so what are you doing? What have you got something to say to the Italian campuseros?
First of all, my apologies to don't speak in Italian, but I would like to invite everybody that is in the Campus Party Italy to be in Campus Party Brazil. So I would like to just to share free invites to all Italian campuseros that are in the Campus Party Italy. Thank you, Tonico. Hey, how many people you are? If we send 1,000 people, you are ready to guest 1,000 people more? Yeah, you can send me. Okay. I will wait them. Okay, good. No. Okay. So thank you, Tonico. I hope to see you soon. Please, what is your goal for this campus party, for the campus party in Bahia? Can you tell something about what is campus party in Mexico? In Brazil. We are rating about 6,000 campuseros in the arena, and we have another arena. It's a free arena, open area, where we are expecting about 100,000 of people into this free area, where we will have the robotic team, drones area, and a lot of entrepreneur area is in this free area as well. So we are expecting to set up the best campus party here in Brazil. Every time the next one will be the best one. Thank you. Okay, thank you, Tonico. Thank you for joining us. Thank you. And yes, you are okay, but have you got your costumes for your show in Bahia or what? I'm preparing this costume. I don't sure about what costume I will use. I use the Harry Potter costume and the Fiend costume in the last campus party. I'm thinking if the campuser from Italy would like to give me some tips or some hints, what costume should I use in the next campus party, I will accept the hint that the campus party from the campus party Italy. Okay. Thank you, Tonico. Bye bye. Ciao, Tonico. Ciao, Tonico. See you in Brazil. Ciao, Davide. I will drink my birra della staffa. Thank you. Yes, birra della staffa. Yes. Ciao. 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 Ciao, ciao, bello. Va bene. Da una parte all'altra del mondo con Campus Party, avete visto, cioè in Brasile siamo davvero tanti, i campuseros in Brasile sono tantissimi e diventeranno tantissimi anche qua in Italia. Noi ogni anno cresciamo al ritmo del 300%, del 400%. Quello che voglio chiedervi è: portate qui 10 amici l'anno prossimo. Se vi è piaciuto, portatene altri 10. Ok, adesso vi presento le persone senza le quali questo evento non si poteva fare. Non è il sindaco, non sono gli sponsor che ormai sono andati tutti a casa, non è la regione Lombardia, sono tutti i nostri ragazzi. Un grande applauso a tutto il team di Campus Party Italia! Tutti, Giorgio, anche quelli meno giovani. Sono tantissimi, uno più prezioso dell'altro. E questa è la cosa... Questa cosa a me commuove più della scuola in Africa, credetemi. Questi sono tantissimi. Allora, io
non sto a nominarli uno a uno perché sono tanti, e... però ne posso prendere qualcuno in rappresentanza di tutti. Io voglio pescarne qualcuno e magari raccontare una storia assieme a loro. Allora, intanto io voglio ringraziare questi signori in nero. Questi qui sono Digiprint, sono i miei amici albanesi. Loro vengono da Tirana. Hanno portato qua un camion gigantesco con tutte le strutture di questo evento. Hanno stampato tutto. Dai Goni, vieni qua. Questi due signori, dov'è? Eccolo qua. Questi due signori sono i capi di Digiprint e credo che sia stata un'esperienza incredibile anche per loro. Hanno fatto i miracoli. Fare questa cosa qua è complicatissimo. Loro l'hanno fatta. Grazie davvero. Allora, dai, il team commerciale, quello che ha venduto le cose agli sponsor, Stefano, Giorgio, vai! Alessandro, quelli che hanno procacciato la linfa vitale purtroppo per fare questi eventi, il vil denaro, grazie. Giorgio, dove sei? Sulla mano. Eccolo lì. Ale, un sogno che si realizza. Ok. La produzione. Chi ha prodotto questo evento? Chi ha tenuto assieme tutto quanto? Non posso che chiamare la regina. The Queen! Elisa pesava 150 kg meno di un mese fa. Lei ha fatto funzionare tutto, i bagni sono puliti perché c'è lei, le scale mobili funzionano nel verso giusto perché c'è lei, tutto funziona perché c'è lei, funzionato davvero tutto come un orologio. Grazie. Ecco, sono sbraccato forte. Vabbè. Allora, i contenuti. Abbiamo fatto un evento con centinaia di ore di speech, speaker incredibili. Il nostro team che ci ha procurato questi speaker, che li ha coordinati, che ha fatto in modo che non si perdessero nelle campagne qui attorno e li ha portati qua puntuali tutti sui nostri palchi. Capitanati da Paolo Fosso. Ha messo in piedi uno show incredibile. Abbiamo portato qua gente come Federico Faggini, Enrico Mentana, Frank Tipler, persino due cyborg. Bravo, grazie Paolo, grazie a tutti ragazzi, grazie. Il team di comunicazione, quelli che hanno trascinato qua tutti i campuseros, che li hanno presi uno a uno dalle community, dalle università, li hanno convinti a venire a Milano il 20 di luglio a dormire in tenda, capitanati dal buon Davide Strozzi. Oh. Posso avere qui davanti Cecilia, Jacopo, Anna, dov'è? Giacomo,
Giovanni. Campus Party! Questo è un team incredibile. Grazie davvero ragazzi, grazie, grazie. Sono veramente emozionato. Vabbè, tutti gli altri nostri amici della parte di produzione li abbiamo sicuramente ringraziati. Un team di tecnici informatici che ha fatto funzionare una rete pazzesca. Abbiamo i nostri amici dal Brasile, Edson Borelli. Ciao. Lui è il mio fratello brasiliano. Loro mettono in piedi queste reti pazzesche e le fanno funzionare come se fossero delle piccole reti domestiche. Grazie. Grazie al software man, Marco, che ha fatto funzionare il nostro software, l'accreditation e tutto il resto. Vi dico subito, non ha fatto lui l'app. Non l'ha fatta lui, l'ha fatta una società esterna. Ok. Accounting, il nostro finance, vien qua. Quello con la camicia a posto. Max e il suo team. Vai Anto! Va bene, ringrazio i social reporter, ci hanno resi famosi sui social media, 40 milioni di ci hanno seguito su Twitter, incredibile per un evento così, grazie. Qui mi dimentico delle persone, farò una figuraccia, però in rappresentanza di tutti gli altri, Mauro, Daniela, Sara, Marianne, ne prendo una che è l'anima di questo evento qua. Vieni avanti. Sai di chi stiamo parlando? Linda, lei è il direttore d'orchestra, lei è quella che... Lei è il vero direttore d'orchestra, l'anima dell'evento, è quella che ha coordinato tutti e anche lei senza un team così non avrebbe potuto fare niente. Grazie, grazie, sono tanti, tutti hanno lavorato in maniera splendida. Io veramente mi inchino. È stato un privilegio lavorare con voi, davvero, grazie. E grazie a Carlo allora, un grande applauso a Carlo. Scusate, me lo fate un salutino? Tutti insieme, cuore e tastiera, il saluto del Campus grazie, Eros. Grazie, è stato bello. E ora la musica allora, chiudiamo grazie in bellezza. Che ci accompagna mentre applaudiamo tutti e ci salutiamo. Una bellissima serata, un bellissimo inizio. Si balla!